Detrime anticipazioni sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre. Jean e Sanem annunciano il loro fidanzamento. In questa puntata Sanem va a casa di Jean e gli impiegati dell'ufficio sono intenti a spettegolare sulla notizia di lui e Seida. Quando Jean ritorna in salotto tratta Sanem con sufficienza dicendole: «Ah Sanem, ci sei anche tu!» e chiaramente Sanem rimane scioccata. Poi però lo raggiunge in cucina, gli chiede conto di quel buongiorno e lui, vedendola sulle sue, la attira a sé riempendola di abbracci e baci. Le dice che c'è lei nella sua vita, che ci sarà sempre lei e che gli manca anche quando gli è vicino. Intanto Emilia e Leila vanno a pranzo insieme. Lei gli dice di essere preoccupata per le notizie che stanno uscendo su Jean e Sanem perché teme che facciano così anche con loro. Emilia le dice che non era così felice e tranquillo da molto tempo. Anche Leila gli dice di essere molto felice. Leila e Emilia si ritrovano poi sul set dove sta lavorando Sman, che purtroppo li vede prendersi per mano e rimane alquanto dispiaciuto. A casa di Vitt intanto Jean e Sanem si scrivono bigliettini con poesie, li nascondono in casa o li passano di nascosto. Nel frattempo Emilia e Leila arrivano nel parcheggio sotterraneo dell'agenzia e scesi dall'auto si scambiano un bacio, sconvolgendo Aileen arrivata poco prima. Poi Leila sale in ufficio e Aileen ne approfitta per parlare con Emilia. Gli chiede cosa ci faccia con Leila e lui ammette che quella ragazza gli piace, è il contrario di lei, è tutto quello che non ha mai trovato in lei. Lui ora è molto felice. Aileen gli ricorda che sono soci e gli intima di lasciare Leila, altrimenti rivelerà a tutti i suoi giochetti a Jean. Così, nel riportarla a casa, Emilia dice a Leila che è meglio per entrambi che rimangano amici. Leila rimane scioccata da questa cosa, ma pure Emilia appare dispiaciuto. A casa di Vitt arriva a sorpresa anche Seida, che cerca in tutti i modi di flirtare con Jean. Gli mette la mano sul braccio e JJ è costretto a trattenere Sanem in preda alla gelosia. Poco dopo Sanem parla con la sua voce interiore e decide di dire tutto alla madre, poi riferisce la cosa a Jean e lui la bacia. Sanem torna a casa e confessa a Mackie Bay che la notizia data dal giornale è vera. Lei e Jean si amano e si scrivono poesie. Dapprima Mackie Bay sembra andare di traverso qualcosa, poi però inizia ad inseguire la figlia minacciandola con una ciabatta. Intanto Leila torna a casa piangendo sotto la pioggia e viene raggiunta da Osman. Gli dice che aveva ragione, che Emilia non fa per lei e che ha bisogno di stare da sola perché lei e Emilia si sono separati e Sanem è preoccupata per la sorella. Intanto anche Emilia torna a casa e racconta a Jean che tra lui e lei l'ha finita. Jean gli suggerisce di pensare con il cuore e non con la mente. Emilia dice a Jean che lui e Leila appartengono a mondi diversi e la cosa non può funzionare. L'indomani a colazione Mackie Bay è molto nervosa. Da un lato è preoccupata per Leila, che non vuole andare a lavorare. Dall'altra dice di voler parlare con Jean in agenzia per capire se ha intenzioni serie o no. Sanem telefona a Jean e decidono di incontrarsi sulla scogliera. Lei lo avverte delle intenzioni di Mackie Bay e gli dice che ha pensato che sia meglio licenziarsi. Jean le risponde che lei non andrà da nessuna parte, che non la lascerà, che vuole che sia sempre con lui anche senza avere un contatto fisico. Sanem gli dice che anche lei vorrebbe essere sempre al suo fianco, ma lo avverte anche che se continueranno Mackie Bay comincerà a chiedere continuamente quando si sposeranno. Jean la rassicura e le dice che se ciò accadrà allora si sposeranno. Sanem rivela finalmente alla madre la sua storia d'amore con Jean. Inizialmente Mackie Bay non la prende bene, specialmente a causa delle bugie che la figlia le ha raccontato. Il giorno successivo Sanem e Jean si incontrano sulla scogliera e lo mette a corrente che ha deciso di lasciare l'agenzia perché lì la situazione si sta facendo pesante. Jean non vuole assolutamente, cerca di rassicurare la sua ragazza e afferma di volerla sempre accanto. Sanem aggiunge inoltre che se la loro relazione continuerà, presto Mackie Bay comincerà a pressare sulla questione matrimonio. Jean la coccola e rincuora Sanem e inaspettatamente le dice di lasciarla fare perché si sposeranno. Dopo la conversazione sulla scogliera, Jean e Sanem tornano in auto in ufficio. Sanem gli fa notare che ha un sorriso sciocco sul suo viso, poi aggiunge che non vuole che lui si senta costretto a sposarla. Entrano in agenzia e Jean la prende per mano, per poi annunciare a tutti che loro due stanno insieme e che Sanem è la sua fidanzata. Deren chiaramente non la prende bene ed è palesemente provata dalla notizia. Mentre gli altri impiegati rimangono senza parole, solo JJ e Gulitz sembrano essere felici per loro. Jean bacia le mani di Sanem di fronte a tutti e poi, sempre tenendola per mano, l'accompagna nel suo ufficio.
Sanem è ancora incredula e non si capacita di come sia stato facile dare la notizia a tutti. Jeanne le propone di portare la sua scrivania lì per lavorare in modo più veloce e facile e poterla baciare senza problemi. Mentre parlano, Sanem si avvicina alla scrivania di Jeanne e fa cadere inavvertitamente le sue pietre. Quella bianca si spezza in due. Sanem è mortificata, ma Jeanne cerca di rasserenarla e non dare peso alla cosa. Sanem torna al lavoro e ha gli occhi di Deren puntati continuamente su di sé. C'è Jay, che ha notato la cosa, le regala un amuleto contro il malocchio perché Deren la osserva di continuo. Intanto Osman incontra Leila e le chiede come stia, dopo averla vista così triste la sera precedente, subito dopo la rottura con Emre. La ragazza gli risponde che suo malessere passerà e che non andrà a lavorare per evitare di vedere il suo capo. Osman invita Leila a bere un tè. Lui è molto felice di essere lì con lei, anche se vengono interrotti dal tentativo di chiamata di Emre. Successivamente Osman raccompagna Leila e le dice di chiamarlo se avesse bisogno di qualcosa. Leila telefona a Sanem e le racconta quanto è successo, dicendole che le ha fatto bene stare un po' con Osman. Sanem racconta alla sorella che Jeanne ha annunciato a tutta l'agenzia che si sono fidanzati. Dice poi a Leila che Emre ha chiesto di lei a Gulitz e lei ha detto che stava male. Poi Emre chiama Sanem e vuole sapere come mai Leila non sia andata a lavorare. Sanem gli dice che se fosse stato davvero interessato a Leila non si sarebbe comportato così con lei, soprattutto perché lei è una sua dipendente da tanti anni. Leila nel frattempo decide di dare una mano a Niat in negozio. Emre raggiunge Leila al quartiere, ma lei non vuole parlargli. Lui le chiede un po' di tempo, non vuole perderla, non vuole che lei perda il suo lavoro. Da lontano Osman li vede discutere e corre subito in suo soccorso. Non vuole che Emre le stia vicino. Leila chiede a Emre di non metterla in imbarazzo e lui decide di andarsene. Ma prima dice Osman che si incontreranno di nuovo e lui risponde che l'aspetta. Leila e Osman fanno una passeggiata e lui le chiede se si sente meglio, ma lei non è certa. Lui le dice che è bella e intelligente e che può permettersi tutto ciò che vuole. Tornata a casa, Sanem racconta a McKibbe che ha parlato con Jeanne, che lui ha intenzione seria e vuole sposarla. La madre è molto felice della notizia e fa vedere a Sanem alcune cose che lei e Leila avevano da bambine, come i loro dentini. Tra queste cose Sanem trova delle piccole chiavi che le fanno ricordare qualcosa. Intanto Jeanne è piuttosto preoccupato per quanto accaduto alle sue pietre, mentre Gégé e gli altri stanno provando alcuni prodotti cosmetici per farsi venire idee sulla campagna pubblicitaria. Più tardi Leila racconta alla sorella quanto accaduto tra Emre e Osman. Poi le chiede di Jeanne e le dice che un uomo come lui non può fare una proposta di matrimonio sotto pressione. Anche i fratelli David si incontrano a casa e parlano tra loro. Jeanne chiede a Emre di Leila e lui gli dice che è bella e intelligente, ma che dopo Eileen non è pronto per una relazione. Jeanne dice ad Emre di aver parlato con Sanem e di aver saputo che Leila è molto ferita per quanto accaduto con lui. Inoltre informa Emre che lui e Sanem si sposeranno per via dei problemi sorti in famiglia e per i pettegolezzi in ufficio. Emre gli dice che non è il modo giusto per fare una proposta di matrimonio, che gli sembra una decisione affrettata, ma Jeanne gli ribadisce che lui è felice solo con Sanem accanto, che lei è diversa dalle altre, è speciale per lui e la ama. Nel suo ufficio pure Jeanne si appresta a provare i cosmetici e a mettere un rossetto, ma si ripulisce disgustato. Poi arriva Sanem e decidono di uscire insieme. Sanem ha una sorpresa per lui, vuole portarlo in un posto. I due se ne vanno dall'ufficio abbracciati e tutti li guardano. Jeanne è impaziente e vuole sapere dove Sanem lo stia portando. I due arrivano alla casa abbandonata. Sanem dice a Jeanne che andavano in quella casa quando erano bambini e ha nascosto lì qualcosa. Tira fuori una scatolina nascosta che Jeanne apre con le chiavette e gli fa leggere il contenuto. Sanem aveva scritto sin da piccola che avrebbe preso per mano il suo amore, il suo albatros, e l'avrebbe portato lì. I due si promettono di non lasciarsi mai, qualunque cosa possa accadere. Poi appendono delle casette per uccellini al porticato della casa, perché Sanem non vede uccelli lì da quando c'è stata l'ultima volta. Emre chiama Leila, le chiede perché non sia al lavoro, e le dice che non può fare a meno di lei. Lei gli risponde che gli ha inviato del materiale via email. Leila chiama Sanem e le racconta l'accaduto. Sanem sospetta che la sorella sia un po' depressa e le suggerisce di tornare a lavorare. Leila va a lavorare perché a casa si annoia. Dice a Emre che non è lì per lui e che è il caso che si trovi una nuova assistente. Intanto nel quartiere la parrucchiera dice a tutti che Sanem e Jeanne si sposano e che non deve saperlo nessuno.
Gian e Sanemme tornano in ufficio. Gian dà il bentornato a Leila e lei le chiede di potergli parlare. Gian le dice che sa quanto sia successo e vorrebbe che non fosse andata così. Adesso io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!